Allora, dovremmo essere in diretta. Ok, fatemi controllare. Adesso il software sta inviando tutti i collegamenti. Siamo in diretta sia su Facebook che su Instagram. Anzi, no, su Instagram no. Su Facebook e su YouTube. Ecco qua, qua mi dà tutto ok. Fatemi vedere. Allora, perfetto, è arrivato anche la notifica. Ok, ci siamo. Allora, questo è il primo appuntamento di una serie di appuntamenti di primavera, quindi ci sarà una serie. Generalmente li facciamo sempre in questo periodo qua, molto interessanti, tra cui quello di oggi, davvero molto interessante. Parleremo di megalitismo. Allora, adesso io faccio entrare l'ospite. Ciao Gianmario, Ecco qua. Allora. eccomi qua, ciao. Ciao, buonasera, abbiamo Maria Giovanna De Martini. Allora, per chi non ti conosce, diciamo che tu collabori con il CESIM, con la professoressa Tanda e con tutto il discorso per la lista UNESCO, giusto? È giustissimo, esatto, è così Gianmario. Collaboro da qualche anno con la Tanda, faccio gli scavi con lei. Adesso sì, ci stiamo occupando di questo importante progetto per il patrimonio UNESCO della Sardegna, del patrimonio preistorico, quindi insomma è un bell'impegno. Infatti anche nella mia presentazione di oggi ci sarà almeno una piccola citazione di questo progetto e sarò felice di, insomma, di Allora, parlarne. adesso sto pensando a un nome, vediamo se poi indovino. Penso che sia quello che sto pensando, perché io il PowerPoint non l'ho visto, ve lo dico, quindi sto tirando a indovinare, però penso che sia un dolmen, penso. No? Sì, c'è anche lui e C'è non è anche lui. solo. Benissimo. Sì. Allora, oggi è molto interessante perché parleremo di megalitismo sia in Sardegna, ma anche Occidente, nell'Europa occidentale, dove ci sono tantissimi monumenti davvero incredibili. Io seguo delle pagine della Bretagna e sono davvero delle foto incredibili. Esatto. Questo è, come ha detto, cioè, come dici tu, Gemma, è un argomento interessantissimo e affascinante, quanto vasto, veramente molto vasto, per il quale appunto ci sarebbero necessari numerosissimi di questi appuntamenti. Quindi ovviamente l'argomento non possiamo esaurirlo oggi. Diciamo che la mia idea era quella di fare una presentazione, più che altro incentrata sui legami che ci sono tra il megalitismo dell'Europa occidentale e la Sardegna, proprio per Sì, capire questo stretto legame che abbiamo. ed è bellissimo, un argomento bellissimo. Vi anticipo che ogni incontro che faremo qui in queste live sarà sempre un argomento diverso. Quindi probabilmente magari ritorneremo sul megalitismo e anche sul neolitico. Non so se in questa serie di live, comunque sia, ritorneremo magari nelle prossime che poi verranno nel prossimo inverno. Perché, come hai detto tu, è un argomento lungo, poi più ti addentri nell'argomento e più scopri tante nuove cose molto interessanti. Tra l'altro, adesso, mentre parlavi, mi sono ricordato, adesso, poi ci sta seguendo, non lo so, che non ho mandato la notifica e l'avviso proprio alla professoressa Tanda. Adesso, mentre tu parli, io prendo e glielo ricordo che siamo in diretta, così magari ci guarda. E magari Ecco, fa anche qualche domanda, non lo so. e se Allora, prima di. l'interrogante della professoressa Tanda è in diretta è terribile, cioè. Me lo immagino. A me una volta è capitato, eravamo in un evento, e arriva un ragazzo che si era appena laureato ed era stato un suo alunno. Il ragazzo gli fa una domanda e lei invece risponde con un'altra domanda e lei fa: no, adesso te la dico io la domanda e tu mi devi dare la risposta. Vediamo se ho fatto bene a farti laureare. E vabbè, era una piccola gag, quindi siamo scoppiati a ridere. Benissimo, Allora, benissimo. fammi dire una cosa, vi invito tutti quanti a condividere la live. E come sapete, Sardegna Turistica non spamma negli altri gruppi, nelle altre pagine. Noi camminiamo con le nostre gambe, quindi però vi invito a voi che ci state seguendo a condividere
la live nei vostri profili, così che altre persone possano guardarla. Allora, aspetta che qua mi sono dimenticato di attivare. Ok, allora, anche la chat è aperta, quindi la chat è aperta, potete anche scrivere e commentare. siamo in diretta sia su Facebook che su YouTube, quindi potete guardare sia qua che di là. Abbiamo due pubblici diversi e quindi abbiamo attivato entrambi i canali di comunicazione. Benissimo, allora condividete la live. E Maria, qua ti salutano, buonasera Maria Giovanna. Ah, Marcello, non so se lo conosci, Marcello Capriolo, ti fa i saluti. Certo, carissimo, okay, perfetto. Marcello è due, è da un sacco di tempo che non lo sento, io pensavo che era anche partito, non lo so. Va bene, allora, saluto lui e la moglie naturalmente. Se sei pronta, io ti metto il PowerPoint, che sono curioso di sapere cosa ci devi raccontare, perché io non ho visto il PowerPoint, quindi anche per me è una sorpresa. Allora, fammi aprire. Ecco qua. Perfetto. Ok, eccoci qua. Condividete la live nei vostri profili, mi raccomando. Aspetta. Mi ha risposto Marcello e dice... praticamente è sparito perché sta studiando. Vabbè, solite scuse, dai. Lui sta studiando. Perché deve sempre laurearsi e sta facendo un sacco di lavoro folle. Quindi è super impegnato, lo so. Va bene. Allora, qua io ho messo in copertina, nella locandina, cioè, un monumento straordinario, che secondo me è uno dei più belli che ho mai visto, ma anche nelle varie fotografie della Bretagna, secondo me il dolmen di Luras, questo in particolare è straordinario, bellissimo. Penso che tu lo conosci, sì, sei andato a vederla chissà quante volte. Assolutamente, sì. Il dolmen di intanto ne parlerò nel mio PowerPoint, lo prendo un minimo, almeno un accenno lo facciamo perché era doveroso. Luras è un centro pazzesco, se passatemi il termine, perché all'interno di questo paese c'è una concentrazione di monumenti dolmenici eccezionale, di una bellezza, come dici tu Gianma, veramente impressionante. Tra i vari dolmen ce ne sono alcuni veramente monumentali e bellissimi, come quello di Ladas, e altri, quello di Ciulenda. Ciulenda è il mio preferito. Esatto, sì. No, sono spettacolari, sono dei monumenti meravigliosi. Quindi, niente, se vuoi ci inoltriamo nell'argomento. Sì. Allora, fammi dire un'ultima cosa e poi ti lascio la parola. Allora, condividete la live, quindi condividete la live nei vostri profili, se avete anche il gruppo, anche nel gruppo. So che ci seguono tantissimi circoli di sardi in tutta Italia, quindi vi ringrazio, condividete la live e poi iscrivetevi nel nostro canale YouTube, dove sto caricando tantissimi video di informazioni, insomma, tante cose, quindi iscrivetevi anche sul canale YouTube. Oltre che nel gruppo, lasciatemi dire che siamo alle soglie dei 20.000 in 2 anni. Non so, allora, Maria Giovanna, siamo arrivati in 2 anni a 20.000 iscritti spontanei, quindi non è che li abbiamo tirati per i capelli e senza spammare mai, quindi sono arrivati per conto loro. Io vi ringrazio, non so, magari per i 20.000 facciamo qualche festa, non lo so, adesso vediamo se organizziamo qualcosa. Bellissimo, okay. Un bellissimo obiettivo. Sì, enorme, due anni e mezzo, 2 anni, perché il gruppo io l'ho aperto dopo, quindi 2 anni, sì. Mentre la pagina ha 3 anni. Caspita. Sì, ok. Bello. Allora, io ti lascio... Sì. Allora io ti lascio la parola, tutto per te. Ok, allora intanto ne approfitto anche per aggiungere una cosa a margine di tutto ciò.
poiché appunto l'argomento è un po' lungo, anche chi ci sta ascoltando, che non abbiano timore a farmi fermare se necessario, ecco. Sì. Se volessero allora, una pausa. Sì, se avete qualche domanda che volete che risponda proprio in quel momento, io la blocco un attimo e faccio rispondere, altrimenti magari tenetevi la domanda, poi verso il finale poi vi leggo tutte le domande, ok? Quindi poi Maria Giovanna vi risponderà. Va benissimo. Ok. Allora possiamo appunto inoltrarci un po' in questo, possiamo inoltrarci in questo argomento. Ho voluto qua indicare appunto gli argomenti che cercherò di trattare un po'. Come dicevo prima a Gianmario, è un argomento vastissimo, quindi questa mia presentazione di oggi potrebbe essere proprio un primo approccio, ecco, a questo fenomeno affascinante del megalittismo. E quindi gli argomenti sono questi, sono molto generali. Allora, intanto, alcuni ragionamenti sul termine megalitismo, perché spesso diamo per scontato che tutti sappiano di che cosa si tratta, in realtà non è così. Vediamo che spesso questo termine viene utilizzato in maniera inappropriata e poco pertinente, e vedremo anche quali sono invece i casi in cui viene utilizzato in maniera corretta. Poi andremo a inoltrarci un po' in questo, nelle radici del megalittismo, andremo a vedere le origini, perlomeno per quanto ne sappiamo fino a questo momento, le origini e le caratteristiche di questo fenomeno per quanto riguarda l'Europa occidentale. E sicuramente, come molti di voi sapranno già, il megalitismo non è esclusivamente un fenomeno dell'Europa occidentale. Ci sono degli esempi che fanno parte del Medio Oriente, naturalmente conosciutissimi, ne parleremo, però noi ci concentreremo di più sulla nostra parte occidentale, anche perché lì dovremo aprire un altro, diciamo, un'altra parentesi molto ampia, non c'era ovviamente il tempo. Dopodiché andremo a vedere un po' il fenomeno del megalitismo proprio in Sardegna, cioè in che modo, questo lo vedremo, in che modo la Sardegna reinterpreta, cioè assume e reinterpreta questo fenomeno che è quasi, quasi globale. Passatemi un po' il termine, non esattamente pertinente, però è veramente uno dei primi fenomeni globali, come il fenomeno della neolitizzazione. Però non voglio inoltrarmi già in argomenti troppo specifici, quindi andiamo avanti. Una nota, ecco, l'ho segnata qua in questa schermata. Nella mia presentazione ci sono immagini sia e fotografie sia mie personali sia tratte dal web. In alcuni casi ho dovuto effettuare una scelta per ragioni che magari di volta in volta vi spiegherò. Quindi andiamo un po', entriamo proprio nell'argomento. Naturalmente la prima cosa che di cui vorrei parlarvi è il termine stesso, megalitico. Forse superfluo, forse lo sapete già tutti, ma si parla di grandi pietre, perché la parola deriva dal greco, da mega e litos, grandi pietre. Come vedete qua nella schermata, è un fenomeno tipicamente dell'Europa occidentale, ma non solo. E a livello cronologico noi riusciamo ad inquadrarlo all'interno del lunghissimo periodo definito neolitico. Nello specifico ci troviamo tra la fine del Neolitico medio, e poi questo fenomeno procede ancora nel Neolitico recente e finale. Per dirla in termini di cifre, siamo tra il sesto e il quinto millennio, e andiamo a finire tra il quarto e il terzo. E questo questo vale sia per quanto riguarda l'Europa occidentale, cioè l'Europa, diciamo, continentale, sia per quanto riguarda la Sardegna. Quindi per chi ha più familiarità con gli anni da noi, ecco qua in questa parte della slide trovate diciamo il conto in anni. Cosa dire? Allora, questa è una cosa importante. Il megalitismo come fenomeno ha delle caratteristiche ben precise. Intanto, appunto, è definito bene cronologicamente, come vedete qua.
come abbiamo appena detto, è durato quasi 3.000 anni, però ha dei confini cronologici precisissimi. L'architettura, la caratteristica, perché noi parliamo di grandi pietre? Perché queste pietre sono appunto grandi e hanno una messa in opera, cioè sono messe in opera con un, come dire, con delle tecniche specifiche, e spesso e volentieri i singoli monoliti, cioè le singole pietre, diventano anche le protagoniste, diventano protagonisti di questi, di questi, appunto, di questi monumenti. Un'altra caratteristica è che il megalitismo porta con sé un'ideologia e una simbologia molto ben definita, che ritroviamo in diverse parti dell'Europa e non solo. Sebbene appunto questi, magari questi simboli e questi monumenti siano distanti anche dal punto di vista cronologico o semplicemente fisico. Vedremo quindi dopo come la Sardegna all'interno di quest'ambito europeo recepisce questa idea, questa idea del megalitismo, e come la rielabora. Prima di passare all'altra slide, vi lascio con una domanda, che è quella che ho scritto qua sotto, e poi ve la ripropongo fra un po'. Che cosa veramente può essere definito megalitico e che cosa no? Lo riprenderemo poco più avanti questo concetto. Quindi adesso entriamo un attimo nel merito, perché io poco fa ho detto che le architetture megalitiche, i simboli megalitici sono ben definiti e li ritroviamo uguali, li ritroviamo in diverse parti dell'Europa. Quindi da questo momento andiamo a vederci le tipologie principali di monumenti megalitici. Ho voluto fare una sorta di viaggio mettendo sempre a confronto e paragonando sia monumenti sardi sia monumenti del resto d'Europa. Così abbiamo, secondo me, più chiara questa vicinanza, ok? Allora, quali sono i veri monumenti megalitici? Quindi il primo è questo. Allora, si tratta di, qua nel numero uno, pietre singole Allora, Maria Giovanna, non so se si è bloccato il tuo streaming. Allora, vediamo un po' se si riprende. Allora, no. Si è bloccata la tua trasmissione, se mi senti. Vediamo un po'. Si è bloccato. Ok, allora aspettiamo che la linea di Maria Giovanna si riprenda. Gli è caduta la linea. Allora aspettate che... Allora, vediamo un po'. Ok, aspettiamo che rientra. Allora, siamo in tanti, siamo in diretta sia su YouTube che sulla pagina Facebook qui. Allora, vediamo un po'. Se si collega. Ah, tra l'altro io mi sono dimenticato all'inizio di farvi vedere la sigla nuova. Allora, io ne approfitto nel frattempo che Maria Giovanna si ricollega. E vi faccio vedere la sigla. Allora, vediamo un po'. Qualcuno di voi magari si riconoscerà. Allora, ecco.
Allora, ecco qua Maria Giovanna, perfetto. Mi dispiace, non mi sono accorta perché con il Me PowerPoint lo immaginavo. Sì. hai fatto No, bene. Dove siamo rimasti? Allora, praticamente come hai messo la nuova slide, si è bloccato. Quindi, come hai messo la seconda slide? Poi ho approfittato, ho messo la sigla che non avevo fatto vedere all'inizio. Ah, benissimo. Allora, adesso Ok, quindi condividi il questa. file. Rifai la procedura per condividere il file. Andiamo qua. Ok. Ecco qua, perfetto. Era Ecco qua. questa o questa? No, questa qui. Quando tu hai iniziato a parlare di quella, è caduta la linea. Ok, aspetta un attimo. Quindi qua dalle definizioni? No, questa l'abbiamo fatta. Ah, Vai perfetto, quindi all'altra. Ecco qua, meno questa qua. Sì, male. questa qua. Ok, Ok, benissimo. Allora, vabbè, riavvio. perfetto, prego. Ok, quindi dicevamo, allora, entriamo poi qua a vedere le tipologie dei monumenti megalitici. Quello che ho voluto fare in queste slide è sempre tenere cioè mantenere un paragone, mettere sempre a fianco alcuni monumenti megalitici del continente europeo, dell'Europa occidentale e i nostri monumenti megalitici della Sardegna. Naturalmente avrei potuto fare tanti altri confronti con monumenti della Corsica, con monumenti dell'Italia continentale. Però diciamo che in questo momento ho preferito concentrarmi su questi due ambiti, sempre per, come dire, sottolineare la vicinanza tra il megalitismo europeo occidentale e il megalitismo sardo. Quindi vediamo quali sono i tipi principali di monumenti megalitici. Ho iniziato a fare una suddivisione piuttosto semplice. Allora, il primo tipo è quello che vede pietre singole infisse verticalmente nel terreno. Dicevo poc'anzi che col megalitismo le singole pietre diventano protagoniste. Ed ecco qua abbiamo infatti i menhir, le statue menhir, le stele antropomorfe. Ne vedremo diverse dopo. E qua sulla sinistra ho voluto mettere questo menhir di Chandolin della Bretagna francese, che è il secondo menhir più grande della Francia e comunque di tutta l'Europa. Il primo, in teoria, è quello di Locmaria che tuttavia purtroppo è spezzato. Quindi questo è il secondo ed è completamente integro. Mentre sulla destra, qua, ho voluto inserire una delle nostre statue menhir famosissime, custodite nel Museo delle Statue Menhir di Lacconi. Anche di loro parleremo più tardi. Andiamo avanti. Un'altra tipologia, sempre pietre singole infisse nel terreno, però disposte in gruppo, quindi allineate, quindi a formare degli allineamenti oppure a formare dei recinti o dei circoli. Probabilmente vi suona più che il termine circolo, vi suona il termine cromlech, che è comunque il termine originario bretone. Quindi andiamo a vedere qualcuno di questi. Il primo che ho messo qua è il famosissimo, celeberrimo allineamento di menhir di Pranomutetus, siamo a Magonia, Cagliari. Interessantissimo perché comunque è inserito all'interno di un complesso megalitico, anche di questo accennerò dopo. Ma andiamo avanti, ci spostiamo di nuovo ancora una volta in Bretagna, in Francia, e andiamo a Carnac, uno dei complessi megalitici appunto più famosi di tutta l'Europa, in cui vediamo ancora questi singoli monoliti, non menhir perché questi sono più piccoli, più bassottini, però tutta una serie di monoliti disposti in allineamento che vanno a comporre un complesso megalitico di grandi dimensioni. Tra l'altro è anche uno dei siti più studiati e più scavati, non so, siti megalitici più noti e anche più scavati, dei quali abbiamo diversi dati.
Andiamo ancora avanti, ci spostiamo adesso nell'Irlanda del Nord, siamo nella contea di Tyrone. Anche qua, per chi avesse voglia di farsi un bel viaggio, la contea di Tyrone custodisce veramente un numero enorme di interessantissimi monumenti megalitici, tra cui appunto diversi cromlech, quindi diversi circoli megalitici. Quindi infine qua sulla destra, il meno noto sicuramente di tutti, è un altro circolo, anzi una serie di circoli di pietre che si trovano nel territorio di Ploaghe, vicino a Sassari. È un sito che sto studiando da qualche anno, vi accenderò anche qualcosina su questo. Anche qua probabilmente ci troviamo all'interno di un complesso megalitico molto, molto importante. Quello che dico sempre è che ovviamente bisognerebbe effettuare degli scavi archeologici che costano, però varrebbe la pena per riuscire a comprendere bene questo sito. Quindi andiamo avanti per non disperderci in altri argomenti. Un'altra tipologia di monumento megalitico è quello in cui noi vediamo delle forme miste, una specie di mix, che al loro interno appunto contengono e reinterpretano alcuni degli elementi che abbiamo visto prima e mischiandoli e unendoli riescono a produrre qualcosa di totalmente originario e originale soprattutto. Troviamo qua infatti i circoli funerari, tombe a tumulo, circoli ipogeico megalitici e tutta una serie di altri monumenti. Mi scuserete, non posso scendere troppo nello specifico, ma magari avremo modo di approfondire alcune tematiche. Andiamo a vedere qualcuno di questi monumenti, di questi complessi. Qua ci troviamo ad Arzachena, nel primo. Siamo agli muri e qua vedete in questa ortofoto questo particolarissimo complesso funerario, e qua sottolineo il termine funerario perché troviamo, magari lo dirò dopo, ma troviamo alcuni circoli megalitici probabilmente con una funzione cultuale e altri invece che hanno una destinazione precisa, e cioè quella funeraria. E questo è proprio il caso di Limuri, dove troviamo i circoli di pietre, ma al loro interno hanno delle ciste litiche o ciste dolmeniche. Andiamo avanti qua. Ci troviamo adesso, ci spostiamo sempre in Sardegna, però andiamo a Pranomuteddu, a Goni, sempre a Goni, dove era presente quell'allineamento di menhir che ho mostrato prima, dove troviamo l'unione tra i circoli di pietre, addirittura cerchi concentrici, e l'ipogeo. Sicuramente avete già sentito parlare di ipogei, perché avete sentito parlare di Domus Deianus o comunque di sepolture ipogeiche, cioè scavate nella roccia. Ebbene, qua a Goni troviamo proprio il megalitismo, l'aspetto megalitico che si mixa, scusate il termine poco professionale, però che si mischia perfettamente qua all'interno con l'ipogeismo. Ancora, poi se avete qualche curiosità non fermatemi tranquillamente. Ancora adesso andiamo all'altra immagine, siamo sempre a Goni, sempre nell'area di Pranomuteddu, e qua troviamo ancora i menhir assieme a delle piccole tombe a circolo, quindi anche qua due elementi che si uniscono. Adesso usciamo un attimino fuori dalla Sardegna e andiamo a vedere i tumuli funerari, chiamati anche tombe a tumulo. Allora, qua siamo in Inghilterra, nella fattispecie nel Galles, e questo è un tipico esempio di tombe a tumulo. Cosa troviamo qua? Troviamo ovviamente il circolo di pietre. Di solito all'interno poi queste pietre formano una sorta di corridoio funerario, cioè all'interno del quale si trova proprio la sepoltura, e tutto questo sistema viene ricoperto con della terra fino a comporre proprio un vero e proprio tumulo.
E questo, anche questo ovviamente è un tumulo di tipo funerario con funzione di sepoltura. Sempre in ambito di tumuli funerari abbiamo il famosissimo e celeberrimo tumulo di Newgrange in Irlanda. Qui ho scelto appositamente una foto dell'interno del corridoio, del suo corridoio megalitico, semplicemente perché il tumulo di Newgrange è stato oggetto di tutta una serie di restauri piuttosto importanti, quindi però la sua forma originaria è stata un po', modificata, quindi ho voluto proprio mostrarvi questa immagine. E sulla destra potete notare uno degli elementi decorativi presenti all'interno di questo monumento funerario. Tra l'altro, una nota a margine, per chi volesse eventualmente approfondire la parte appunto di simbologia del megalitismo, sono stati fatti numerosi studi che hanno permesso di dimostrare che la simbologia, cioè i simboli presenti nelle tombe megalitiche, avevano una funzione precisa, perché, cioè, e anche perché erano posizionate in alcuni punti specifici del monumento, cioè non composti e non inseriti a caso dove ci fosse il posto per farle, ma cioè venivano scelti dei punti specifici proprio perché probabilmente erano dei punti di passaggio o perché erano dei punti importanti per i rituali funerari che avvenivano all'interno di questi monumenti. Andiamo avanti e andiamo a vederci un altro dei simboli principali del megalitismo, cioè le strutture trilitiche. Cioè qui non abbiamo più le singole pietre, ma abbiamo strutture trilitiche. Cioè, cosa intendiamo con trilitico? Cioè è la struttura più semplice, dove abbiamo almeno due pietre poste in verticale, infisse nel terreno, e una terza disposta al di sopra a formare la copertura. E qua, ovviamente, questo è uno dei simboli proprio più importanti del megalitismo. Qua ci troviamo, in questa prima immagine, ci troviamo in Irlanda, nella contea di Clare. Scusate, i nomi di alcuni dolmen sono impronunciabili per noi, Pulnabron. Comunque è un dolmen spettacolare, vedete, sono delle immagini meravigliose. Ci spostiamo adesso, questa volta invece, dall'Irlanda andiamo nella penisola iberica, ricchissima anch'essa di megalitismo, tra l'altro, come vedremo dopo, anche del megalitismo forse tra i più antichi. Siamo qua ad Antequera, in Spagna. Vedete che qua la struttura del dolmen inizia a farsi un po' più complessa, cioè non abbiamo solamente due pietre con una cosa sopra, con una lastra sopra, ma inizia a vedersi un accenno di corridoio, anche qua abbiamo forse probabilmente la presenza di un tumulo, insomma un dolmen un po' più complesso. Andiamo qua poi verso le allées couvertes. Che cosa sono le allées couvertes? In realtà sono sempre delle tombe megalitiche, vengono chiamate allées, cioè corridoi, infatti non sono altro che dei corridoi tombali creati mettendo una serie di dolmen. Se riusciamo ad immaginare, qua abbiamo tanti dolmen, cioè tante strutture trilitiche disposte in serie. Questa disposizione crea dei corridoi e quindi abbiamo le allées couvertes. Qua siamo a Kirguntwil, in Francia. Poi Torniamo in Sardegna, perché anche in Sardegna abbiamo i nostri bellissimi esempi di dolmen, ne vedremo alcuni anche dopo. Qua siamo a Mores, Sacco Vecchiada, lo ritroveremo più tardi, ma già ve lo dico perché ne parlavo già poc'anzi con Gianmario, sicuramente aveva indovinato, però il dolmen di Sacco Vecchiada fa parte di quei monumenti che attualmente sono inseriti nella tentative list UNESCO. È un dolmen meraviglioso, ha proprio tutte le caratteristiche per essere inserito nel patrimonio dell'umanità.
quindi è il dolmen tra l'altro più grande di tutta la Sardegna e quindi va assolutamente salvaguardato in tutti i modi possibili. Poi lo ritroveremo più tardi. Qua invece ci spostiamo a Itteri, siamo a Runala, un sito che anche questo vi presenterò dopo, se ci rimane tempo, perché sto già parlando troppo. Gian Mario, sgridami se mi dilungo troppo, per favore. Ok. No, tranquilla, puoi andare avanti. È interessantissimo. Grazie. Comunque avevo indovinato, avevo pensato come cade. Ma ne abbiamo un altro, vediamo se lo indovini. Ecco. Eh sì. Va bene. Allora, dicevo, siamo a Runala, questo è un dolmen poverino, un po' meno, anzi molto meno conosciuto e tra l'altro anche piuttosto maltrattato, lo ritroveremo dopo, infatti vedete che hanno pensato bene di mettere dei mattoni al di sopra, vabbè, a volte succede. E questo è, per quanto ne sappiamo adesso, il secondo dolmen più grande di tutta la Sardegna dopo il principe, naturalmente, di Sacco Vecchiada. Meno conosciuto e soprattutto inserito all'interno di un complesso megalitico importantissimo. Poi, insomma, vi dirò di più, vi darò qualche dettaglio in più. Ci spostiamo adesso nel sud della Sardegna, a Laconi. Laconi lo stesso è un centro il cui territorio veramente custodisce tutta una serie di tesori megalitici che veramente è difficile anche da inquadrare, perché veramente anche dopo ve ne renderete anche conto. E qua abbiamo l'Alécuvar di Cortenoa. Anche qui purtroppo, vabbè, non si è conservata benissimo, però a Cortenoa abbiamo questa allée molto molto interessante. Quindi abbiamo più o meno visto in generale quali sono i monumenti tipicamente megalitici. E qua torniamo alla domanda con la quale vi avevo lasciato prima. Ovvero, che cosa non può essere definito megalitico, a costo di sembrare noiosa e precisina? In realtà mi è capitato spessissimo di sentire il termine megalitico associato a monumenti che in realtà non sono megalitici, perché adesso abbiamo visto che comunque il megalitismo ha delle caratteristiche specifiche, ha una cronologia, ha delle caratteristiche monumentali, simboliche, particolari. Quindi, che cosa non può essere definito megalitico nello specifico in Sardegna? I nurai. Mi dispiace, ma è così. In generale, un nuraghe e tutte le architetture nuragiche non possono essere definite megalitiche. Cioè, ricordiamoci che la filosofia megalitica è quella della grande pietra, dove le pietre sono protagoniste, non i monumenti fatti con le pietre. È una cosa ben diversa, ma a parte le battute, intanto ci troviamo davanti a cronologie molto differenti, cioè i nuraghi sono almeno di 2000 anni più recenti dei monumenti megalitici. Le architetture, naturalmente, e anche la messa in opera è completamente differente, cioè una cosa è mettere in opera un dolmen trilitico, cioè una struttura trilitica, un'altra cosa è mettere in opera un nuraghe, una struttura nuragica completamente diversa. Le funzioni sono del tutto completamente differenti. Infine, ma non per ultima, anche la cultura materiale, i reperti archeologici che noi rinveniamo nei nuraghi, nel settore nuragico, non hanno niente a che vedere, ovviamente, con quelli ritrovati nei megaliti. Quindi diciamo che definire i nuraghi megalitici è scorretto, ok? Quindi scusatemi per questa, insomma, per questo panegirico, ma mi sono sentita in dovere in questo caso di specificarlo, il che non toglie nulla, e sia chiaro, al nuraghe e alle architetture nuragiche, non è un plus, ecco, è semplicemente un'altra, cioè le architetture nuragiche hanno altre caratteristiche. Ok, quindi entriamo un attimino, mi è sembrato interessante proporvi anche questo viaggio un po' nell'ambito degli studi proprio del megalitismo, perché come siamo interessati noi oggi
alle strutture megalitiche, in realtà non siamo i primi. Infatti le strutture megalitiche hanno interessato i primissimi studiosi di archeologia già alla fine, già in realtà già dalla fine del XVII secolo, scusate, del XVIII, e poi nel XIX secolo il dibattito sui megaliti è entrato proprio nelle cronache. E qua ho voluto proporvi l'immagine di questi scavi portati avanti da Pete Rivers, o meglio il generale Pete Rivers, che dopo le sue attività militari ha deciso di applicare le sue tecniche di ricognizione e di raccolta dati molto precise per uno scavo archeologico, cioè lui aveva la possibilità di farlo e attorno più o meno al 1883 decide di avviare lo scavo in un tumulo, proprio in uno di quei tumuli che vi dicevo poc'anzi. E, nonostante lui ovviamente non fosse un professionista, dobbiamo dire che ancora oggi i dati di War Barrow, questo era il nome del tumulo, vengono analizzati perché sono ancora assolutamente validi, perché lui aveva utilizzato un metodo talmente preciso che ancora oggi gli studiosi contemporanei si rifanno a quello che aveva scritto lui, perché era riuscito anche a far inserire il posizionamento esatto di tutti i singoli reperti rinvenuti in questo scavo, anche quelli meno, diciamo, interessanti, quelli meno belli, meno esteticamente interessanti. E questa era una cosa assolutamente inaudita per l'epoca, ma vi lascio immaginare che importanza ebbe questa attività per i nostri studi attuali. Trascurando il fatto che in moltissimi scavi archeologici, soprattutto in passato, si tralasciavano tutti quei reperti che non erano esteticamente belli e quindi si perdeva veramente una quantità enorme di dati. Ma andiamo avanti. Quindi la passione e il fascino per il mondo del megalitismo dà origine a tutta una serie di dibattiti. E quindi fin dal XIX secolo ci si interrogava sulle origini del megalitismo. È una risposta definitiva non l'abbiamo ancora oggi, perché come vedremo ci sono dei pezzi del puzzle che ancora ci mancano. Però per farvela bene, i due grandi gruppi di scuole di pensiero vedevano una scuola che sosteneva che il megalitismo si fosse sviluppato in tanti posti diversi nello stesso momento, in maniera indipendente, e un altro gruppo, invece, quello dei diffusionisti, che propendeva per la nascita in un punto, in un territorio, in un'area ben determinata, e che poi si sia diffuso in altre zone del continente euroasiatico. Tra queste due scuole, cioè nella scuola diffusionista, poi nascono altre due scuole. Una scuola che vedeva il megalitismo nascere ad Oriente, nello specifico Medio Oriente, Palestina, Siria, cioè nella culla del Neolitico, e un altro gruppo che invece sosteneva che invece il megalitismo fosse nato a Occidente e più nello specifico nell'area atlantica, che si trova tra Portogallo, Spagna, poi vabbè anche il sud della Spagna, l'Andalusia, in Francia e le isole britanniche. Adesso io non vi do la risposta perché non ce l'ho in realtà, ma possiamo fare qualche passo avanti. Nel momento in cui si pensava di avere delle risposte, scusate, torno indietro un secondo, ecco, qua, nel momento in cui si pensava di aver ottenuto delle risposte interessanti, perché abbiamo le datazioni del C14 che ci dicono che il megalitismo atlantico e più nello specifico quello di Francia, della Francia, è il più antico, perché avevamo delle datazioni che riportavano e riportano tuttora al quinto, forse il sesto millennio avanti Cristo, ecco qua che arriva l'outsider, la scoperta del famosissimo tempio di Göbekli Tepe.
che ha un po' scompaginato tutte queste certezze, perché ovviamente sì, è vero, si tratta di un sito megalitico che ha appunto riaperto il dibattito, perché le datazioni di Göbekli Tepe sono ovviamente lontanissime da quelle del nostro megalitismo occidentale, cioè Göbekli Tepe abbiamo datazioni che vanno dal 10.000, lo sapete benissimo, e sono inserite all'interno del neolitico preceramico, cioè neolitico preceramico significa che diciamo le comunità avevano iniziato ad essere sedentarie, che avevano iniziato a sperimentare l'economia di produzione, però ancora non avevano prodotto i primi manufatti in ceramica. Diciamo che per quanto riguarda la posizione di Göbekli Tepe rispetto al megalitismo occidentale è ancora veramente un aspetto che ancora deve essere approfondito e che deve avere delle risposte, anche perché allora qualcuno potrebbe dire: ah, molto bene, allora il megalitismo più antico arriva da Oriente, quindi avevano torto quelli dell'Occidente. In realtà non è esattamente così, è una ricerca che ancora deve, insomma, ancora in itinere, quindi troveremo delle risposte. Che cos'è l'anello che ci manca? Eventualmente, allora, come ha fatto il megalitismo teoricamente orientale ad arrivare ad Occidente senza passare per il continente? Ovviamente è una domanda alla quale non abbiamo ancora risposto. Per cui noi ci rispostiamo nelle nostre terre occidentali e ci andiamo a vedere un po' i dati certi, i dati di cui disponiamo. Queste sono le datazioni radiocarbonio che sono state fatte nel 2019, quindi assolutamente recentissime. Per chi volesse, qua ho inserito anche il riferimento bibliografico. Questa studiosa ha ripreso e ha rifatto tutta una serie di datazioni alla luce di nuovi sistemi, nuovi metodi, ed è riuscita a appunto datare tutti questi appunto monumenti, tutte queste emergenze di tipo megalitico. Vi dico già che anche la Sardegna è presente. Nel suo studio lei ipotizza, come peraltro è stato fatto per il Neolitico, una diffusione di questa idea megalitica via mare. Ed è un'ipotesi molto affascinante perché riprende alcuni concetti della diffusione, appunto dell'economia produttiva del Neolitico. Ecco, adesso qua ho inserito la carta di questa studiosa, diciamo commentata, perché in bianco e nero non ci diceva molto. La stessa studiosa cosa dice? Propone questa ipotesi che la diffusione del megalitismo in Occidente sia avvenuta in tre fasi e abbia avuto questo movimento da ovest verso est. In che modo? Guardate. Le date cerchiate in rosso ci forniscono le datazioni più antiche. Guardate, qua siamo nel quinto millennio avanti Cristo. C'è anche qualche datazione di altri studi che riporta forse al sesto, però queste sono le più antiche. Guardate, siamo qua nel nord della Francia, siamo qua nel nord della penisola iberica, tra Portogallo e Spagna. E poi qua in Andalusia, ok, poi vediamo altri piccoli spot, tra i quali questi, che sono ovviamente molto più vicino a noi. E adesso ci andiamo. Ok, e piano piano arriviamo. Ecco, guardate qua abbiamo la Corsica e la Sardegna. La Corsica e la Sardegna che hanno riportato appunto queste date veramente antiche, in pieno quinto millennio avanti Cristo. Quindi abbiamo la Sardegna e la Corsica che all'interno del Mediterraneo partecipano e sono veramente, recepiscono molto bene questa idea megalitica. Va da sé che quando parlo di diffusione di idea megalitica parlo dello spostamento di persone, perché giustamente le idee vanno avanti sui piedi delle persone, e quindi un'altra cosa che mi
che mi preme sempre ricordare è che la Sardegna, fin dalla preistoria, è sempre stata protagonista, comunque ha sempre partecipato a tutti quei flussi e quella diffusione di idee, di culture, di novità, le ha sempre recepite, poi le ha fatte proprie e le ha sempre rielaborate con degli esiti assolutamente originali. Quindi mai, non siamo mai stati isolati dal mondo, ma anzi, tutt'altro, essendo proprio al centro del Mediterraneo, quindi abbiamo sempre recepito in pieno tutte queste cose, proprio perché il mare era una delle vie di percorrenza di queste idee, quindi di queste genti. Quindi, quali sono queste datazioni antichissime? Queste datazioni di quinto millennio? Allora, prima la Corsica, perché è la nostra cugina, siamo a Monte Revincu, San Pietro di Tenda, guardate che cosa abbiamo. Abbiamo un circolo megalitico, un circolo funerario, con al centro una sepoltura di tipo dolmenico. Guardiamo invece alla nostra Sardegna, Limuri, Arzachena, guardate che cosa abbiamo. Abbiamo i circoli di pietre e al centro delle sepolture, non sono esattamente dolmeniche perché sono più piccole per quanto riguarda le dimensioni, sono sepolture in cistalitica che però riprendono pienamente questo concetto. Ed ecco quindi che il viaggio, cioè che questa idea megalitica finalmente arriva in Sardegna, ed è proprio ad Arzachena che noi troviamo questi esempi più antichi di tutta l'isola, perlomeno per quanto ne sappiamo fino adesso. Ecco qua, iniziamo proprio da questo. Adesso siamo approdati ad Arzachena e piano piano ci facciamo un giro per la nostra isola. Siamo appunto a Limuri. Qua ovviamente ho inserito tutta una serie di dati che potete leggere anche da soli mentre io parlo. Anche qua l'altro sito, e qua Gianmario, l'altra sorpresa, ecco l'altro sito che è presente nella tentative list del patrimonio UNESCO. Questa necropoli di Limuri, bellissima, affascinante, e consiglio a chi ha la possibilità anche di andare a visitarla, perché veramente vale la pena. Scendendo poi nei dati più secchi, dove siamo con le cronologie? Siamo nel Neolitico Medio B, cioè nell'ultima parte, la parte più recente del Neolitico Medio, siamo attorno al quinto millennio, e inseriamo questo tipo di monumento nella cultura cosiddetta di San Ciriaco, una cultura materiale. Non posso scendere nei dettagli, ma sicuramente ne avrete sentito parlare o ne sentirete parlare. Il tipo di sepoltura, l'ho detto poc'anzi, è all'interno di queste ciste litiche, sono delle semplicissime lastre di pietra, come se fossero dei piccoli dolmen in miniatura, per capirci. E il tipo di sepoltura era di tipo secondario, perché naturalmente, essendo delle piccole ciste, non poteva starci il corpo del defunto, ma al suo interno e nei suoi pressi venivano deposti, insomma, i resti assieme ai corredi funerari. Ed eccoli qua, giusto per dire due parole, vedete qua l'immagine dei circoli, anche i corredi, per quanto essenziali, sono veramente interessanti. Tra i materiali, tra i corredi, ho voluto inserire questa cioè la collana. Ci sono diverse collane, alcune in steatite, altre in pietre dure, unite ad altre tipologie litiche, e questa famosissima ciotolina in steatite, in pietra, sembrerebbe essere in ceramica, invece non lo è. E qua le datazioni sono quelle che vi ho proposto poc'anzi, quindi siamo tra il quinto e il quarto millennio avanti Cristo. Procediamo, siamo sempre in Gallura, ma ci spostiamo leggermente più all'interno. E qua Gianmario si divertirà, però ecco, siamo a Luras, questo bellissimo paese scrigno di un megalitismo veramente incredibile. Anche qua vi consiglio caldamente di andare a visitarlo, di andare a visitare il paese, perché troverete questa integrazione tra archeologia, megalitismo e aree urbane e naturali che difficilmente potete trovare altrove. Quindi
qua i monumenti megalitici veramente acquistano un fascino che altrove non hanno. E qua sono solo alcuni dei dolmen che abbiamo nominato: Ciuledda, Billella, Alzoledda e Ladas. Ho voluto inserire anche questo piccolino, sembra meno importante di tutti, ma anche lui, come dire, anche lui fa la sua figura, ecco, anche lui concorre alla bellezza del sito. Eccoci qua, Amores, ci spostiamo ancora di più all'interno, andando verso est, e qua troviamo il magnifico Dolmen di Saccovecada, il più grande di tutta la Sardegna. Qua ho voluto mettere due immagini, ovviamente prese dal web, perché io quelle che avevo fatto qualche anno fa non le trovavo più. E prima di farvi vedere un'altra foto, vi dico che allora questo dolmen è alto circa 2,70 m ed è lungo 5 metri. Quindi sembra così, ma è veramente imponente. E anche lui figura nella tentative list dell'UNESCO, quindi è un monumento che ha le caratteristiche. Forse ve l'avevo già detto anche prima, però come dicono i latini, repetita iuvant, e quindi ve lo ripeto. Perché ho voluto inserire queste foto dal web? Perché, poverino, il dolmen attualmente è in fase di restauro e di studio, soprattutto, e attorno a lui chi va oggi a vederlo vedrà questa struttura che in effetti esteticamente bella non è, però ovviamente è stato necessario metterla in opera appunto per poter provvedere intanto alla protezione del monumento e anche ai lavori che sono stati effettuati. Quindi speriamo che nei prossimi anni si riesca a trovare delle soluzioni meno impattanti. Per adesso ce lo teniamo così. Ed ecco qua, ci spostiamo adesso verso Itri, stiamo facendo noi adesso un viaggio verso occidente della Sardegna, ci spostiamo a Itri, e vi presento appunto di nuovo il Dolmen di Runala, che è situato all'interno di un complesso megalitico molto interessante. Come vi dicevo prima, questo è il secondo dolmen più grande di tutta la Sardegna, tra l'altro costruito come quello di Saccovecada, con singole lastre litiche, cioè le due pareti laterali sono costituite da un singolo monolite. E qua vi ho voluto inserire anche l'immagine del tumulo, perché la caratteristica di questo dolmen, si intravede anche in questa immagine, è che tutto attorno ha, tra virgolette, conservato il tumulo di terra e pietre, cioè peristalite. Tuttavia la natura di questo tumulo non è chiarissima, perché in realtà questo dolmen poi ha subito tutta una serie di trasformazioni, cioè è stato modificato, ma ve lo dirò proprio nell'ultima slide, è stato modificato, per cui non è chiarissimo se il tumulo sia da riferirsi alla prima fase oppure alla seconda. Però anche qua servirebbero degli scavi per chiarire un po' queste dinamiche. Ecco qua, ecco sì, non so perché mi abbia messo l'animazione, però ecco qua è la planimetria del dolmen, qua si vede la camera tombale e tutto attorno questo tumulo. Probabilmente qualcuno di voi l'avrà già riconosciuta come forma, vabbè, ve lo posso anche anticipare perché non è sta gran sorpresa, però molti monumenti dolmenici, soprattutto alle couvert o comunque monumenti dolmenici piuttosto grandi, una volta passata, tra virgolette, l'idea megalitica, vengono modificate e attraverso una serie di integrazioni, di aggiunte, vengono spesso trasformate in un altro tipo di tomba più recente, quella che troveremo poi tipica della cultura nuragica, e cioè quelle che noi conosciamo con il nome di tombe di giganti, dove abbiamo le camere tombali circondate dai tumuli con un'esedra. Ma adesso sto vaneggiando e sto andando oltre. Quindi il nostro dolmen, il nostro bellissimo dolmen e maltrattato di Runala, si trova all'interno di un interessantissimo complesso megalitico
ed è accompagnato da altri dolmen, però di tipo semplice, quindi molto più piccolini e insomma, che non hanno la stessa importanza di questo. Vedete qua nella carta, li potete vedere, ci sono almeno 4 dolmen qua e altri 2 qui. E tutto questo sito è poi circondato da un allineamento o recinto megalitico. Ecco, guardate, qua ho cercato di... aspettate, ecco, torno indietro, vedete il recinto che qua abbiamo inserito in planimetria. E qua vi mostro in foto, se riuscite a scorgere, vedete, ci sono tutta una serie di pietre allineate. Ecco, questo è verso ovest, ci sono 2 recinti che poi si uniscono in un punto ed è esattamente il punto in cui c'è questo monolite particolare lastriforme. Quindi è un sito anche questo molto molto interessante. Che ancora merita di essere studiato e approfondito. Procedo un attimino, forse siamo in ritardo, Giamma. Allora, riattivo il microfono, eccomi qua. No, puoi proseguire, è interessantissimo, sì. Tranquillo. Okay. Basta che sì. Poi non mi picchiate, se non mi picchiate non mi picchiano, insomma, tutti quelli che ci sono online. No, tranquilla, c'è tanta gente che sta seguendo in silenzio. Ah, va bene, ok, benissimo. Ok, quindi adesso ci lasciamo un attimino alle spalle i dolmen e andiamo a vederci un po' i menhir. I menhir che troviamo numerosi ovviamente in Sardegna e che studiosi come Azzeni hanno studiato veramente fino ai minimi dettagli, e lo stesso studioso ci ha proposto questa suddivisione dei menhir, perché noi ne troviamo veramente di diversa tipologia. Quindi vediamo, lo studioso vede questa evoluzione tra i menhir aniconici, cioè quelli che non hanno nessun tipo di rappresentazione né di forma, sono semplicemente dei monoliti sottili e alti. Passando poi per una fase cosiddetta proto-antropomorfo, cioè vediamo che la cima di questi menhir si assottiglia, sembra quasi di scorgere proprio un aspetto umano con la testa, e poi si passa a forme più francamente antropomorfe, nella quale compaiono dei dettagli, proprio dei dettagli del viso, cioè c'è il naso, a volte si scorgono le arcate sopraccigliari e via discorrendo, fino ad arrivare alle forme più evolute, nonché quelle più recenti, cioè verso il terzo millennio avanti Cristo, in cui compaiono, oltre, cioè a parte i caratteri antropomorfi, anche tutta una serie di simboli particolari. E so che di questo avete già parlato, perché siete andati proprio a visitare, Gian Mario dimmi se sbaglio, siete andati proprio a visitare il Museo delle Statue Menhir. Quindi avete già analizzato nello specifico tutta questa simbologia. Allora, apro una parentesi veloce. Su YouTube c'è il nostro video insieme all'archeologo Giorgio Murro, direttamente, che ci spiega tutto quanto. Chiudo la parentesi. Ok, perfetto. E quindi eccoci qua proprio alla... Ho voluto inserire questa immagine che ci arriva proprio dal Museo delle Statue Menhir di Lacconi, dove chi ha la possibilità di andare potrà appunto osservare tutte queste statue menhir con tutte le caratteristiche di cui parlavamo poc'anzi. A parte i caratteri antropomorfi, i capovolti, quindi le simbologie probabilmente di defunti, di questo appunto potete vedere nel filmato. Qua mi premeva solamente ricordare che nelle statue menhir possiamo trovare caratteri, cioè sono stati riconosciuti in alcuni casi caratteri maschili e in altri casi caratteri femminili. Bene, adesso andiamo, vi mostro giusto qualche altro allineamento megalitico, perché qua siamo in un'altra tipologia, allineamenti proprio di menhir, ancora pranomute e dugoni, veramente un complesso eccezionale.
Andiamo a Sorgono, qua proprio nel centro, nell'ombelico della Sardegna, il sito di Biro e Goncas, molto molto interessante, molto, molto bello esteticamente, giusto un piccolo dettaglio. Quando fu scoperto il sito, la maggior parte dei monoliti e dei menhir stava in terra, era rovesciato, mentre oggi li troviamo tutti infissi in terra, perché all'epoca si è scelto di riportarli all'origine, per cui comunque la loro posizione non rispecchia ovviamente quella originaria. Giusto qualche altro sito qua, sempre qua l'ho preso da questa carta che vi mostro, questa planimetria è proprio presa dagli studi di Azzeni, che ha studiato veramente nei dettagli il territorio di Laconi, e qua siamo nel complesso megalitico di Perda e Docca. Guardate, vi faccio notare, tutti questi simboletti sono menhir, statue menhir, guardate, in alcuni casi si riescono anche a riconoscere, cioè sono veramente dei complessi e dei gruppi di menhir importantissimi. Tra l'altro in questa planimetria potete anche distinguere i monumenti dolmenici, le statue menhir maschili da quelle femminili e i menhir antropomorfi. Quindi ecco una cosa a cui non ho pensato, è eventualmente proporre della bibliografia, ma eventualmente se qualcuno me la dovesse chiedere sono assolutamente disposta a fornirla. Andando avanti, siamo sempre a Laconi, però nel complesso megalitico abbastanza noto anche quello di Circuitus, mi sono dimenticata una R qui, però anche qua abbiamo allineamenti di menhir, guardate qua, il dolmen, cioè le tombe megalitiche con altri menhir, e il circolo, o meglio cromlech. Il cromlech in questo caso qua non si vede benissimo nell'immagine, ma a volte è veramente complesso anche distinguerli. In questo caso il cromlech, il circolo megalitico, non è formato da pietre una di seguito all'altra, ma sono disposte a una determinata distanza. È una tipologia che troviamo anche fuori dalla Sardegna. Ancora un altro circolo megalitico sardo, uno dei pochi ad essere stato scavato, anzi l'unico, scusate, è passato il gatto. Meraviglioso. Ok. Il sito, qua siamo a Itri, siamo a Savvigu, e qua sono stati effettuati degli scavi a cura di Paolo Melis, e i materiali più antichi che sono stati rinvenuti, tuttavia, risalgono all'età del rame, probabilmente perché quest'area è stata frequentata per lungo tempo fino all'età nuragica, quindi anche qua abbiamo delle modifiche alle strutture, e comunque ovviamente i materiali più antichi in questi casi si vanno perdendo, insomma, e noi troviamo solamente quelli più recenti. Infine, ci spostiamo qua in un altro paese al nord nella Sardegna settentrionale, a Ploaghe, e ci troviamo in un sito che sto attualmente studiando, quindi non c'è nulla ancora di pubblicato, ma i dati sono in corso di pubblicazione, perché è un sito veramente interessante. Io qua ho censito semplicemente con un GPS tutta una serie di monoliti disposti in circolo o in allineamento, si tratta di più di 500 monoliti. Tutto questo complesso, tra l'altro, è affiancato da due sepolture dolmeniche. Quindi, anche in questo caso, non vi nascondo, desidererei poterlo scavare per poter capire ed effettuare delle datazioni sicure, perché questo potrebbe essere un sito veramente paragonabile a quelli del, magari più importanti e più noti dell'Europa continentale. Ecco, adesso non che volessi fare dei paragoni, ma qualche confronto qua ve lo propongo in generale per i circoli. Guardate, qua non ho messo i nomi dei luoghi, però sono quasi tutti in Galles, in Bretagna e in Irlanda. Quindi vedete molto bene che comunque la tipologia
è molto simile a quella dei nostri recinti e quella dei nostri cromlech. E quindi questo giusto per sottolineare ancora una volta lo stretto legame tra il megaltismo nostro e quello continentale. Ovviamente l'idea megalitica non muore definitivamente, ma appunto viene assorbita e, come dire, rielaborata in tempi successivi, nell'età del bronzo, nella fattispecie. Come vi dicevo poc'anzi, vedete qua, qua siamo ad Orgali, a Senai Tomes, che è un sito assolutamente visitabile, bellissimo. Abbiamo qua una tomba megalitica a corridoio, un'allée couvert, che poi è stata modificata. Cioè, che cosa hanno fatto? Nella parte frontale hanno aggiunto questa architettura che viene definita esedra, con una stele centrale, ed ecco qua che sono andati a formare le sepolture tipiche di età nuragica, cioè le tombe di giganti. Quindi il megalitismo che viene assorbito e rielaborato. Quindi io mi fermo qua e vi ringrazio per l'attenzione fino adesso, e quindi adesso lasciamo spazio ai dubbi e alle domande. Ecco qua. Allora io ti faccio un applauso da parte di tutti, perché è stato un viaggio bellissimo, spiegazione poi limpida, capibilissima da chiunque. Allora, c'era una domanda prima, fammi vedere. Fabio, per esempio, ha scritto prima, nel megalitismo, cosa possiamo dire di Malta? Ah, benissimo. Allora, questa è un'ottima domanda. Allora, ovviamente stiamo parlando dei templi, suppongo che si stia riferendo, sì. Scusate, probabilmente sentite il gatto che miagola in sottofondo, mi dispiace. Ha fame. Sì, forse. Allora, ok. Quindi dicevamo, il megalitismo di Malta è uno di quei megalitismi che sono arrivati all'interno di una piccola isola e sono stati rielaborati in maniera totalmente originale. Allora, per quanto riguarda le datazioni dei templi di Malta, si legano perfettamente a quelle del resto del megalitismo, cioè le date sono intorno al quarto millennio avanti Cristo, con qualche discesa verso il quinto. In realtà il megalitismo di Malta si lega, su questo posso anche fornire bibliografia perché ci sono studi in corso, si lega molto bene al megalitismo di Göbekli Tepe. Cioè le tipologie proprio di queste strutture, che poi sono templari, quindi sono una cosa differente rispetto a quella che abbiamo visto finora, sono delle strutture templari, e probabilmente il legame è più con strutture appunto del Medio Oriente piuttosto che con quelle che abbiamo visto adesso della nostra parte occidentale. Però appunto questo è un aspetto secondo me interessante che andrà poi approfondito, perché già ci sono dei paragoni formali strettissimi tra i templi di Malta e quelli diciamo dell'area turca, dell'Anatolia. Quindi sì, non so se ho risposto alla domanda. Sì, penso di sì. Non ha scritto più nulla, ma credo di sì. Allora, fammi dire una cosa. Durante tutta la tua spiegazione hai citato due cose, dove volendo potete vedere due video su YouTube. Uno è sulla datazione al radiocarbonio 14, quindi vi parlo un po' di come avviene la datazione, senza entrare nei particolari della chimica. E poi su Göbekli Tepe ho fatto un altro video, penso che molti di chi ci sta seguendo l'avrà visto, perché è molto seguito su YouTube. Quindi due argomenti che vedi c'entravano benissimo con la giornata di oggi. Poi fammi vedere. Allora, Marcello ti fa i complimenti, sempre Marcello Capriolo ha detto ottima relatrice, bravissima. Grazie, è sempre gentilissimo, Marcello. Poi domande, guarda, in verità non ne hanno scritto domande, praticamente forse... Anche li ho stesi.
No, sei stata carissima, ma te la faccio io una domanda allora. Allora, nella Bretagna e nel resto d'Europa i siti megalitici sono ricoperti dal tumulo di terra. Adesso, come mai, per esempio, in Sardegna non ce n'è uno che sia ricoperto di terra, per esempio quelli di Luras, ce ne sono quattro, non ce n'è uno che sia ricoperto di terra. Come mai, secondo te, qual è il motivo? Questa è un'ottima domanda che mi sono posta anch'io, anche per quelle di Ploaghe che dicevo. Sì. In realtà, non ho una risposta, non ho una risposta perché, in realtà dal momento in cui tu un elemento non lo trovi, per esempio la terra, non puoi sapere se c'è mai stato, in realtà, se ci sia mai stato. Però c'è una cosa. Di sicuro si è visto praticamente appunto nei dolmen, nei circoli bretoni, eccetera. Assieme al tumulo di terra, noi troviamo il peristalite che dovrebbe reggere, cioè appunto le pietre che stanno attorno che dovrebbe reggere. E quando abbiamo i tumuli, all'interno c'è comunque la camera funeraria. Quindi abbiamo sempre questi due elementi. Nei dolmen di Luras non ci sono peristalitti, per esempio. E quindi, o meglio, non ci sono oggi. In realtà, noi possiamo anche ipotizzare che un tempo ci fossero e che poi siano stati eliminati, o che comunque si sia, cioè che magari che il vento, o comunque i fenomeni atmosferici abbiano portato via la Terra. Però la vedo un po' strana. In realtà, io non. Detto proprio così, non credo che i dolmen del tipo di Luras avessero un tumulo, perché hanno una forma piuttosto rotondeggiante, piuttosto irregolare, se vogliamo, e anche il loro posizionamento, anche a ridosso di rocce, eccetera, secondo me proprio non ce l'avevano in origine. E invece nei tumuli funerari del resto della Bretagna e dell'Europa, invece noi troviamo delle tombe a corridoio, quindi anche molto ben definite, cosa che qua invece non abbiamo. Però ci sono dei casi come Ploaghe in cui in realtà veramente non si sa se ci fosse o meno. E quindi non resta che scavare in questi casi. Allora, qua, signori, fate qualche domanda. Non è possibile che non avete una curiosità. Vi è tutto chiaro? Dai, una domanda, se no poi tocca farle a me. No, dai, se no poi possiamo anche passare a chiacchierare sulle leggende, sui megaliti, che non, è una cosa che non ho, di cui non ho parlato. Vedi, cioè c'è qualche leggenda magari sui domen, non lo so. Beh, oddio, allora intanto vabbè, in Europa i megaliti, diciamo in epoche più recenti, allora sono state individuate ed etichettate in vario modo. Opere del demonio, opere di Satana, Sì. perché ci sono documenti che attestano l'attribuzione a Satana della creazione dei monumenti megalitici, e poi in altri casi, appunto, dolmen o siti cultuali come Stonehenge, si credeva fossero stati messi in opera dai druidi, cioè da sacerdoti di epoche decisamente più recenti. Ma questo ci dice una cosa importante, e questo vale anche per la Sardegna, perché anche su quello ci sono documenti che i culti, cioè che l'importanza di questi monumenti, di queste pietre, era riconosciuta anche in epoche molto più recenti, cioè sto parlando del 1700, del 1800, dopo Cristo. Tant'è vero che ci sono, anche, soprattutto per la Sardegna, documenti scritti da vescovi, arcivescovi e parroci disperati perché i nostri conterranei sardi avevano comunque la brutta abitudine di recarsi presso questi siti, così in adorazione, o comunque, insomma, si lamentavano del fatto che i sardi adorassero ancora le pietre. Quindi, insomma, in epoca, di diffusione del cristianesimo non era visto proprio benissimo. E quindi, insomma, opere del demonio, ovviamente. Sì, interessante. Allora, c'è una domanda, fammi vedere. Allora,
Guarda, questa era una delle domande che ti volevo fare io, ma poi non so se te l'avrei fatta. Però Consuela, allora, ho fatto una bella domanda. La domanda è questa: senza contare che alcuni dolmen presentano delle decorazioni come Montepazza di Sedilo sulle lastre di copertura che fanno presupporre l'assenza del tumulo, almeno secondo gli autori, ecco qua. Allora, questa cosa qua, in effetti, tu hai risposto bene prima, perché tempo fa, studiando un libro, anche io mi sono ritrovato la dichiarazione di Riccardo Cicilloni, dove anche lui ha detto che non è sicuro che ci fosse il tumulo, proprio perché le pietre hanno dei segni, e quindi perché fare dei segni se poi venivano coperte dal tumulo? Questa poi è la domanda che lui si è posto. Certo, Esatto. Quindi sì, brava concordo. Consuelo. Allora, poi c'è Marcello che fa una domanda. Data la diffusione del megalitismo in settori particolari dell'Europa, quali l'Occidente più della parte continentale, secondo te la diffusione è legata più a gruppi di famiglie oppure alla diffusione di un'eventuale marineria? Anche questa è molto bella. Questa è una bellissima domanda ed è un aspetto che è ancora secondo me in fase di studio, però appunto Sì. lo studio di quell'autrice che dicevo prima, che ha fatto anche le datazioni, propende veramente per una diffusione via mare. Ora, non so cosa intenda Marcello con marineria, cioè nel senso di tipo commerciale. Diciamo che secondo me è molto difficile da stabilire questa cosa, perché possiamo semplicemente legare questo concetto alla diffusione del neolitico, cioè alla fine queste idee si diffondono perché le persone si spostano. Poi, per quanto riguarda il movimento di famiglie, abbiamo forse un dato in più, per quanto riguarda la Sardegna, questo lo possiamo dire. Dal punto di vista genetico, noi abbiamo dei dati concreti che testimoniano proprio nel corso del Neolitico tutta una serie di apporti genetici nuovi sull'isola, sulla nostra isola. Quindi apporto genetico, che arrivassero famiglie o che arrivassero marinai, cioè navigatori o commercianti che a un certo punto decidevano di stabilirsi, di mettere su famiglia, eccetera, non lo possiamo sapere, perlomeno dal punto di vista proprio concreto non saprei. Però abbiamo questo dato, cioè c'è un apporto genetico che quindi ci parla di apporti di persone. Sì. Allora, fammi vedere. Siamo alle 22:25, siamo andati un bel po' oltre, c'è ancora tanta gente, è diminuita, ma comunque c'è ancora tanta gente. Allora, ti faccio io l'ultima domanda, così poi chiudiamo. Allora, una domanda può essere questa, sempre riferito al simbolo del megalitismo, che sono i dolmen principalmente, no? Allora, generalmente possiamo osservare come, e soprattutto questo si nota molto nella piana di Luras, i dolmen sono ben in vista, quindi non sono nascosti, ma sono ben in vista nelle alture. Secondo te, questo per cosa veniva fatto? Qual era il motivo per cui non venivano nascoste? È forse il motivo, come ha detto una volta Cicilloni, che servivano un po' come segnaposto, quindi come dire, qua c'è una famiglia. Esatto, sì, io condivido questo, ed è una cosa che in effetti non ho detto, però appunto l'idea del megalitismo, della grande pietra, cioè abbiamo visto che sono dei grandi monumenti, e io condivido questa, cioè che si devono vedere, a differenza di quello che poi noi abbiamo visto con l'ipogeismo, perché le tombe sono scavate nella roccia e sono nascoste, invece i dolmen e i monumenti megalitici sono in vista, anzi, in alcuni casi caratterizzano proprio il territorio. Si è detto in alcuni casi che i menhir segnassero anche dei punti di passaggio, dei punti importanti del territorio. Per cui sì, condivido assolutamente questa visione, per cui le strutture dolmeniche dovessero funzionare da segnacoli dei gruppi umani che c'erano in un territorio. Oh, come a dire, ecco, noi siamo qua e siamo qua insieme alle nostre famiglie.
magari anche da tanto tempo, perché comunque avere una tomba, un monumento funerario nel quale si porta avanti il culto degli antenati, significa che tu ti sei appropriato di quel territorio per lungo tempo, cioè l'hai ricevuto come in eredità, e insomma qua ci siamo noi ed è bene che lo vediate tutti. Ok, allora l'ultima domanda te la fa Rita Melis e poi chiudiamo. Allora Rita ti chiede, i menhir con simboli sono più recenti di quelli senza? Sì, diciamo che secondo gli studi, sia di confronti con altri luoghi, sia comunque a seconda dell'evoluzione delle pochissime date al radiocarbonio che sono state effettuate, sì, sembra che l'evoluzione sia avvenuta da quelli aniconici, quelli semplici, senza niente, e che invece quelli con i simboli, quindi con antropomorfo, sia con simboli antropomorfi, sia con simboli con il pugnale, i capovolti, siano più recenti. Infatti, questi più recenti sono stati datati più o meno al terzo millennio avanti Cristo, e quindi sono, diciamo, gli ultimi proprio dell'evoluzione. Sì, allora sono 22 e 28, dai, facciamo 2 minuti, così facciamo 22 e 30. Altre domande non ce n'è. Allora, vabbè, in merito a quello che hai detto adesso, possiamo dire che le pietre non si datano, quindi non possiamo datarle, però è molto importante, anzi è importantissimo per scoprire la datazione, il contesto. Esatto, il contesto ovviamente è importante. Diciamo che in qualche scavo fortunato, ma non nei nostri, ovviamente, in Bretagna e nel resto dell'Europa, sono riusciti ad effettuare delle datazioni anche scavando al di sotto di circoli megalitici e menhir. Ovviamente non sono state datate le pietre, ma sono stati datati dei reperti, soprattutto carboni, che si trovavano al di sotto. Adesso mi hai fatto venire in mente una cosa carina, molto bella a proposito del legno, dei carboni, di uno dei più, allora, in realtà uno dei più antichi circoli megalitici del nord Europa prende il nome di Seehenge, o meglio, scusa, sì, di Seehenge e Woodhenge, volevo dire, Woodhenge, cioè vuol dire circolo fatto con legno. Si presume che i più antichi circoli megalitici in realtà fossero fatti con il legno, e lì hanno trovato veramente il legno al di sotto ed è per quello che sono riusciti a datarlo. Sì. Poi ovviamente noi ci accontentiamo dei contesti. Sì, ok. Allora, io ti ringrazio tantissimo. Sono già alle 22:30, quindi chiudiamo. C'è tanta gente, te lo dico, che è ancora collegata, però non andiamo oltre e terminiamo a quest'ora, che è già tanto. Quindi io Io ti saluto. ti voglio ringraziare tantissimo per No, questa io ti ringrazio. opportunità. Io ti ringrazio perché poi allora, dico a tutti chi ci sta seguendo adesso che adesso ci saranno, è una serie di live, quindi questa non è la singola live, ce ne saranno altre molto interessanti con argomenti diversi, non si sovrappongono, ma molto interessanti su Neolitico, megalitismo, la civiltà nuragica e poi altri argomenti molto interessanti, sempre da esposti da professionisti bravi come te. Allora, qua ti ringraziano, insomma, ringraziano a te, ringraziano a tutti. Io vi ringrazio invece a voi che siete stati oggi qui con noi. Tra l'altro, oggi c'era anche la partita, una partita abbastanza importante, quindi però c'era tanta gente, te lo dico, c'era tanta gente, quindi sono davvero felice. Vi ringrazio tutti. Allora, Tommasina ringrazia, Gio ringrazia, Rita altrettanto, Marcello, Laura. Grazie a loro per la pazienza. Guarda, Tommasina dice: grazie, è stata una relazione chiarissima. Grazie, meno male. Dai. Sì, Sono no, contenta, guarda, è stata sono contenta. bravissima. E poi, tra l'altro, allora, io penso che quella hai fatto vedere alcune tabelle che sono davvero molto utili. Davvero molto utili per chi deve approfondire, deve studiare un po'. Secondo me hai fatto vedere delle cose molto interessanti.
Sì, ripeto, se hanno bisogno, se qualcuno ha bisogno della bibliografia, la condivido senza nessun problema. Sì, se qualcuno ha bisogno, non so, se tra di voi c'è qualche studente, perché ce ne sono spesso tanti, mi scrivete su Sardegna Turistica, scrivete in riferimento a questo e così noi poi la chiediamo alla professoressa, ok? Allora, Maria Vittoria, anche lei bravissima, fa i complimenti. Io faccio i complimenti a te, ti ringrazio e ci vediamo presto e ci aggiorniamo. Va bene, vi ringrazio tantissimo, grazie a te Gianma e Grazie a complimenti. tutti, Buon grazie, grazie a proseguimento. tutti. Ci vediamo alla prossima. Per stasera abbiamo finito. Ciao a tutti e iscrivetevi nel canale YouTube, seguiteci nel gruppo, nella pagina Facebook e visto che ci siamo, vi dico anche su Instagram. Ok? Allora, per chi non l'ha vista, per chi non l'avesse vista, concludiamo. Io vi faccio vedere la nuova sigla, va bene? Faccio vedere la nuova sigla. Ciao a tutti.